Buongiorno, sono Marco Crosetto, audit partner in Deloitte Lussemburgo e responsabile dell'iniziativa Italian Business Community di Deloitte Lussemburgo. L'idea dell'Italian Business Community è nata dalla constatazione dell'importanza della presenza italiana in Lussemburgo. Importanza non solo dal punto di vista quantitativo, gli italiani presenti in Lussemburgo sono oltre 20.000, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo. Basti pensare alle banche, ai fondi, alle società commerciali, alle società di partecipazioni finanziarie, alle società di gestione italiane presenti in Lussemburgo e alla loro importanza per l'economia lussemburghese. L'Italian Business Community di Deloitte Lussemburgo, quindi, si propone di offrire team multidisciplinari, tax, audit, consulenza, con specifica conoscenza del mercato italiano e abitudine a lavorare con i clienti italiani. Sono Jacquinon, sono partner specializzato in materia fiscale lussemburghese, anche specializzato sulla clientela italiana. Il quadro fiscale internazionale sta conoscendo delle evoluzioni significative, sia a livello trasparenza fiscale, sia per quanto riguarda il grado di compliance di certi prodotti e delle strutture di investimento alle direttive dell'Unione Europea o ad altre iniziative internazionali come il progetto BEPS dell'OCSE. Il Lussemburgo è in grado di offrire agli investitori, sia nel settore wealth management, sia per gli investitori istituzionali che il mondo imprenditoriale, un'ampia diversificazione di soluzioni onshore con delle caratteristiche allineate per incontrare i vari requisiti della fiscalità attuale. Un utilizzo adeguato dei veicoli lussemburghese permette di evitare situazioni di doppia imposizione, di ottimizzare delle strutturazioni patrimoniali e degli investimenti aziendali internazionali e di proporre delle soluzioni innovative. Il sistema di Participation Exemption lussemburghese, l'APEX lussemburghese, il FIS, il Fondo di Investimento Specializzato, o il recente Porto Franco lussemburghese sono esempi di tale evoluzione. In Italia ci sono delle disposizioni specifiche, ad esempio la normativa CFC, Controlled Foreign Company, che possono comportare l'assoggettamento a tassazione italiana dei redditi realizzati da controllate o collegate all'estero. È quindi sempre molto importante in ogni strutturazione tener conto non soltanto degli aspetti fiscali locali lussemburghesi, ma anche della situazione fiscale del paese di residenza dell'investitore e del paese dove vengono posti in essere gli investimenti finanziari. Buongiorno, sono Simone Ramos, partner nella Deloitte Lussemburgo, specializzato in consulenza nell'area delle istituzioni finanziarie. La regolamentazione nelle istituzioni finanziarie sta raggiungendo un livello mai conosciuto prima e dunque saranno anche impattate le banche e altri operatori finanziari basati in Lussemburgo. AIFMD, MiFID, FATCA, BEPS, EMIR sono solo esempi di tutti gli impatti regolamentari che stanno sofferendo le istituzioni finanziarie. Siamo convinti che tutte le istituzioni come fondi di investimenti, assicurazioni, banche, società di gestione sono impattati da questi cambiamenti regolamentari. Noi alla Deloitte siamo convinti che potete trasformare questi cambiamenti in opportunità e vi proponiamo anche di rivedere il vostro operating model. A titolo d'esempio, modernizzare la distribuzione, adeguare i bisogni dei clienti con la tecnologia moderna, sono esempi che sono interessanti da approfondire. Siamo convinti che le società che riusciranno a convertire le opportunità dei progetti di implementazione regolamentari saranno le vincitrici indiscutibili del futuro. Per concludere, vorrei ricordare ancora un'altra finalità dell'Italian Business Community di cui andiamo molto orgogliosi, che è quella di organizzare incontri in lingua italiana su temi di interesse Italia e Lussemburgo.
Questi eventi, spesso organizzati in cooperazione con istituzioni e organizzazioni italiane in Lussemburgo, rappresentano un'ottima opportunità di incontro e di scambio di idee tra i protagonisti delle Calabrian Business Community in Lussemburgo.